dopo tanti anni forse è arrivato il momento di un calcio, diciamo così, champagne che da loro non era di casa. Ah, diciamo che se guardiamo quella che è la struttura dello sport in America, nei college il calcio è lo sport più popolare, perfino più del football americano e del baseball. Poi loro si perdono un po' nella fase della university, quindi nella fase universitaria, che è un po' è l'ingresso, il trampolino di lancio per la parte professionistica. Però fino al college oggi c'è, loro hanno a disposizione una base incredibile di atleti giovani, e quindi questo è il meglio, chiaramente la nazionale americana è il meglio che c'è in questo momento del movimento Stelle Strisce. E quindi questo forse è anche una spinta in più perché l'America possa diventare, comunque è già una realtà, ma possa diventare ancora di più una realtà, visto che è andata così ad eliminare la Spagna. Io vorrei parlare dei fatti più strettamente di casa nostra, legandomi alla questione Roma. Si parla molto di questa trattativa, di questo gruppo svizzero-tedesco che fa capo un po' a Vinicio Fioranelli, una vecchia conoscenza del mondo del calcio, e si parla di una trattativa con la Roma del gruppo Sensi e comunque di Dal Pedroli, che però non riesce ad andare in porto, almeno questa è la sensazione delle ultime ore. Voi sicuramente state seguendo la cosa come Sport Economy, ne sapete di più. Ah, noi la stiamo seguendo da oltre 2 mesi, da quando sostanzialmente a livello di stampa romana sportiva scoppiò il caso di questo magnate Flick, questo tedesco che inizialmente sembrava dovesse essere lui, diciamo, l'uomo cordato, comunque l'imprenditore più importante del gruppo di Vinicio Fioranelli. Poi dopo circa un mese, il 29 di maggio, noi venimo a conoscenza del fatto che era solo un'omonimia. Poi l'ANSA ha dato la notizia che Flick non era Flick il 6 di giugno, quindi diciamo che è partita... Era un altro Flick, vabbè, ma a Roma diciamo che è possibile tutto, è una città dove si può dire tutto, il contrario di tutto, smontare quello che si è detto il giorno prima, perché fino a venerdì sabato era fatta e oggi non lo è più. Ma questa storia... tempi, tra l'altro c'erano dei tempi, sembrava che tutto dovesse chiudersi lunedì, siamo già a mercoledì, i tempi non sono più stati rispettati, o sbaglio? Rispetto a quello che è stato detto, di sicuro, c'è da dire che tecnicamente quando c'è un closing di un'operazione, la comunicazione della chiusura dell'operazione deve essere data alla Consob in tempi strettissimi, a sua volta la Consob, a tutela dei risparmiatori, certo, deve comunicare immediatamente al mercato a borse chiuse che cosa sta succedendo. Perché la Roma è quotata in borsa come tante altre oltretutto. Questo al momento non è avvenuto e soprattutto si parla di garanzie che non sono arrivate nei tempi giusti, e comunque è una trattativa molto complicata perché non è soltanto la famiglia Sensi, quindi Dal Pedroli, che controlla indirettamente la S Roma, che si sta confrontando con questa cordata. In mezzo c'è da un lato un creditore azionista che ha ereditato i debiti di Dal Pedroli da Banca di Roma, perché Unicredit, perché molti dei tifosi ormai si sono anche focalizzati sbagliando, pensando che è Unicredit che sta tenendo, diciamo, comunque stretta la Roma in questa operazione. Unicredit ha ereditato un debito che non è suo e che proviene da una fusione con Banca di Roma, perché Unicredit non è mai entrata nel calcio. L'unico ingresso, ed è una novità e partirà da settembre, è invece la sponsorizzazione di Unicredit a supporto della Champions League, ma quella è un'operazione di immagine, non è un'operazione di investimento. Sulle magliette, diciamo così. No, non sulle magliette no, però diciamo a livello pubblicitario. Ora, questo discorso della Roma, questo è il terzo capitolo di una saga che continua dal 2004, perché nel 2004 abbiamo avuto i russi di Kerimov, l'altro anno, nel 2007-2008, abbiamo avuto Soros, quest'anno c'è la terza puntata di questa clamorosa saga della cessione di questa società che si chiama Vinicio Fioranelli. Ora, il problema vero non è tanto se Fioranelli vincerà o non vincerà, questo poi lo sa Mediobanca, che è poi il quarto soggetto e attore della partita, perché in questo momento è advisor della Roma e anche la funzione eventualmente di ristrutturare questo debito importante che la Dal Pedroli ha sul sistema bancario per oltre 400 milioni, di cui 300 sono di Unicredit. Ma la sostanza è capire esattamente, a tutela dei risparmiatori ma anche dei dipendenti, perché se Fioranelli sarà il nuovo proprietario della Roma,
chi c'è dietro di lui? Certo. A questa domanda che noi abbiamo posto 2 mesi fa, come quale agenzia, cordata, diciamo? No, chi sono gli investitori di questa cordata che sono dietro una società di diritto svizzero e quindi sono tutelati dal diritto della Confederazione Elvetica, e questo diciamo è lecito. Nel momento in cui però si va in un ingresso in borsa e quindi si manifesta, le carte devono essere chiare. Secondo me devono essere chiare, certo, come per certo. Farti un esempio, come se all'epoca della cordata CAI non avessimo saputo chi erano gli investitori italiani che stavano entrando, cioè, in quella cordata della Nuova Italia. E così via. I dipendenti dell'Alitalia, i risparmiatori, certo, lo devono sapere, certo. Non credo che sia una domanda illecita da parte nostra. Ti voglio fare una domanda, Marcel, diretta, senza tante, sì, chiacchiere e tanti giri. Sembra un po' una vicenda vicina a quella che successe quando ci fu il tentativo di prendere la Lazio di Lotito, ricorda vagamente questa storia, e anche se probabilmente qui c'è più solidità e ci sono più gruppi importanti, e lì non si sapeva, alla fine addirittura si è andati oltre la legge. Allora, tecnicamente non credo, perché nel caso della Lazio c'è stato sicuramente un tentativo di fare un'operazione azzardata che non aveva niente dietro, assolutamente niente dietro, c'era soltanto l'immagine di questo ex campione che era Giorgio Chinaglia, che tra l'altro oggi non può nemmeno rientrare in, sì, Italia, appena l'arresto immediato all'aeroporto. Nel caso di Vinicio Fironelli è un agente FIFA che ha un suo patrimonio mobiliare e immobiliare, ha degli investitori, sta facendo un'offerta, comunque si stanno verificando la concretezza di questa offerta. Bisogna capire se lui è realmente interessato all'acquisto di questo club o se lui vuole. Ma anche questa sarebbe lecita, però è chiaro che poi la famiglia Sensi, quanto è mediatore e quanto è compratore, bisogna capire. Questo, certo, bisogna, certo, capire, certo. Siccome lui ha parlato molto poco sotto il profilo ufficiale, anche se poi sui giornali è uscito di tutto e di più, diciamo che è una persona molto brava sotto il profilo della comunicazione non scritta, certo, da un certo punto di vista, però non credo che queste due operazioni possano essere messe onestamente in parallelo. Sicuramente la Consob sta monitorando siti, giornalisti e diciamo tutti gli operatori del settore, perché comunque l'altro giorno c'è stato un rialzo violento del titolo in, certo, positivo, chiuso con più 14 e qualcosa, oggi una riduzione, drastica riduzione del titolo, -11,97, quindi anch'essa molto violenta, così non va. Quindi è importante, oggi c'era un editoriale secondo me molto pesante del Sole 24 Ore, che è il giornale di riferimento della Confindustria, che diceva: attenzione, Unicredit e Mediobanca oggi devono fare chiarezza, perché non è in gioco solo il futuro e il presente societario della Roma, è in gioco anche la tutela del risparmiatore. E lo stesso Giancarlo Abete, presidente della FIGC, ha detto: prudenza, tutela e concretezza rispetto all'operazione. Ecco, Marcello, quanto questo calcio a metà tra la borsa, le speculazioni, i nuovi stadi che poi però non sono arrivati, le società sullo stile delle società inglesi o spagnole con queste grandi operazioni di merchandising, quanto questo calcio è vero e quanto questo calcio è lontano invece dalla realtà Italia, da quello che poi la gente vuole vedere allo stadio? Ma rispetto a quello che può essere l'amore e la passione per il gioco è lontanissimo, cioè siamo proprio lontani, proprio centinaia di anni da quello che era magari fino al 1982, quando noi abbiamo vinto il terzo titolo a livello mondiale. Il mondiale di Spagna. Io dico però che oggi la Roma è un brand importantissimo, con un potenziale economico valorizzato da Forbes circa un anno fa in $434 milioni, è l'11° club secondo Forbes per potenzialità, quindi è chiaro che è un boccone goloso per i Fioranelli di turno, per il potenziale Soros, per il potenziale Kerimov. Oggi però forse servirebbe o un grande investitore straniero, e quindi questo può arrivare attraverso Mediobanca, che già lavora con fondi stranieri di livello, e non ci dimentichiamo che a ottobre il fondo sovrano libico è entrato in Unicredit grazie all'intermediazione e grazie al lavoro dell'advisor Mediobanca. Dall'altro, noi lanciamo come Sport Economy proprio stasera da Rai News una nuova idea, ci rivolgiamo a Gianni Alemanno e diciamo: caro sindaco, visto che tu sei molto vicino ai problemi dello sport di Roma, perché non chiami a un tavolo di concertazione
i più importanti imprenditori e soprattutto costruttori in vista di quello che potrebbe essere il nuovo stadio dell'S Roma, per fare una cordata di imprenditori romani che possono a questo punto garantire un prolungamento, un transfer sereno di quello che può essere un passaggio dai 16 anni di Sensi a quello che sarà la nuova Roma. Io credo che un Caltagirone, un Mezza Roma, un Toti messi insieme anche con un Angelini che ha espresso in modo chiaro, certo, le intenzioni di entrare, messi tutti insieme sono quattro imprenditori romani che possono portare soldi importanti e creare e avere il business anche nello sviluppo dello stadio. Dall'altro, secondo me, oggi la Roma deve diventare un brand di promozione della città, cioè io mi aspetterei che il sindaco di Roma proponesse a chi sarà il nuovo proprietario della Roma di mettere ad esempio l'immagine del Colosseo, cosa che nessuno ha mai pensato ma che si potrebbe fare tranquillamente. Quindi un club di calcio che diventa promozione ogni volta che va a giocare in Italia e all'estero per un'intera metropoli che è quella romana. Bisognerebbe capire che cosa pensano i laziali. Comunque, detto questo, Marcel, ti ringrazio. Grazie a voi. Grazie anche di questo appello, chissà che il sindaco non lo raccolga. Noi lasciamo da parte il calcio e parliamo di una cosa molto importante che riguarda tutti i ragazzi. Sono circa 470.000 gli studenti che stanno per